Buongiorno a tutti, oggi 12. Grazie, bendito. Sì, vabbè, tranquillo, non si è capito con chi parlavo, quindi tranquillo, abbiamo avuto registrazione, un secondo soltanto. Ma avevo disattivato il microfono. Si è riattivato. Va bene, allora, un attimo che abbiamo avuto registrazione. Buongiorno a tutti, oggi 12 luglio 2021, sono le ore 9:08, riunione della terza commissione. Prego la segretaria di chiamare l'appello, grazie. Buongiorno, Presidente Caracausi. Presente. Consigliere Giaconia. Buongiorno, presente. Consigliera Mella. Buongiorno, presente. Consigliera Meli. Buongiorno, presente. Consigliere Ficarra. Assente. Quattro consiglieri su cinque. A lei la parola, presidente. Grazie, constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Stamattina all'ordine del giorno abbiamo un incontro con il vice sindaco, il dottor Eteriaga, l'assessorato al verde vivibilità, sulla vicenda che riguarda il parco Tindari. Ricordo a me stesso, diciamo, l'iter che si è avuto su questo parco Tindari, a partire dalla proprietà del parco, che era dello IACP. Con diversi tavoli tecnici siamo riusciti a farlo transitare al comune di Palermo. Abbiamo partecipato al bando del FAI, perché il Parco Tindari si era classificato tra i luoghi che potevano essere finanziati con 20.000 euro. Il comune di Palermo, in una situazione di forte emergenza, è riuscito a presentare un progetto per circa 37.000 euro, di cui una parte doveva essere cofinanziato dal Comune di Palermo, soprattutto per maestranze o comunque per le attività. E poi purtroppo da parte del FAI non abbiamo avuto la somma, e questo progetto è rimasto nel stand-by. Lì al Parco Tindari c'è un'altra zona che si chiama Parco Robles, che è un piccolo, diciamo, zona dove una volta c'era un parco giochi. Sappiamo che, anche perché abbiamo fatto un sopralluogo, che hanno iniziato delle attività da parte del COIM. Nel frattempo è arrivato il dottore Spallino. Buongiorno. Il parco Tindari, già cioè parco Robinson, dove è iniziato delle attività da parte del COIM, che però poi si sono fermate. Non sappiamo se sono riprese o meno. Lì è interessato anche al progetto Papa 188, che tutti noi sappiamo in questo momento l'iter che sta avendo questo progetto, che dovrebbe essere sbloccato da un momento all'altro. Quindi le attese e le intenzioni dell'amministrazione sono tante, però di fatto ad oggi i cittadini, in particolare l'associazione Compa, molto attenta a quel territorio, naturalmente ci chiede di una maggiore attenzione, e soprattutto di sviluppare quelli che sono i progetti che riguardano quella zona, che tutta la zona di, diciamo, Borgo Nuovo si aspetta da parte dell'amministrazione comunale. Quindi abbiamo oggi voluto fare questo incontro. Spero che si colleghi a questo il vice sindaco, che è stato attento a questa argomentazione. Anzi, se vedo la segretaria, si può chiamare la segreteria del vice sindaco. Nel frattempo è arrivato il presidente Teresi. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Quindi io mi fermerei un attimo qui. Naturalmente darei la parola prima ai colleghi, se vogliono aggiungere qualcos'altro, e poi eventualmente il dottore Teriaco, oppure il presidente Teresi, con cui questo argomento lo abbiamo affrontato anche nelle settimane scorse, quando abbiamo fatto l'incontro sulla palestra di Borgo Nuovo, e naturalmente capire tutti insieme realmente dove vogliamo andare, e soprattutto quando arriveremo, perché è importante poi arrivare. Perché il problema grosso di questa amministrazione. Allora, colleghi, prima di dare la parola magari ai nostri ospiti, volete aggiungere qualcosa? Io darei la parola al dottore Teriaca o a chi volesse intervenire, insomma, mi pare che tu abbia detto Sono d'accordo, Presidente. tutto. Va bene, allora. Anch'io. Presidente, prima dalla parola dottore Tagliacca, Presidente Teresi, lei vuole, giustamente lei è arrivato dopo, quindi forse non ha sentito tutto il mio preambolo, ma ho fatto soltanto una raccontata un po' la storia del Parco Tindari e quelle che sono le attese sia delle associazioni, dei cittadini, ma anche della circoscrizione, che so, almeno per bocca sua, che avete fatto diversi atti che però purtroppo ad oggi non hanno avuto seguito, anche per capire la destinazione finale di questo Parco Tindari, che mi pare che parliamo di tanti progetti e poi di fatto non ne viene realizzato nessuno, e oppure magari alcuni progetti sono in contrasto.
tratto del pavimento. Sì, no, io intanto vi chiedo scusa se ho ritardato, stavo finendo una cosa che dovevo necessariamente fare stamattina presto. Siamo sempre lì, nel senso che le idee ci sono, ne parliamo sempre, ne parliamo da anni, il problema è che si stenta a partire, a decollare. Io quello che dico è sempre avere una visione complessiva e sapere prima di ogni intervento che cosa deve diventare quel parco, perché il rischio è che facciamo mille interventi tutti scoordinati tra di loro senza avere una visione di come deve diventare e che cosa deve essere quel parco. Quindi io spero sempre che ci sia un progetto complessivo di quello che deve diventare quel parco e poi iniziare a procedere, però dobbiamo iniziare in qualche modo. Invece ne approfitto della presenza del dottore Teriaca perché sul parco Robinson, ad esempio, erano ripartiti dei lavori, c'è stato un problema una notte di un furto della rottura del cancello. Avevo anche chiesto al vice sindaco di sapere quali erano le motivazioni, perché non si è più visto nessun operaio al parco Robinson. Volevo capire che cosa si deve fare sul parco Robinson e che cosa è successo a parco Robinson, perché si sono fermati i lavori. Per ora mi fermo, poi eventualmente ci aggiorniamo dopo. Perfetto, grazie presidente Teresi. Allora, dottore Teriaca, vuole intervenire lei? Vuole intervenire il dottore Spallino? Dico per me, dico prego. Allora, posso intervenire io senz'altro. Io, per quanto riguarda questo progetto del parco Tindari e sistemazione degli spazi esterni, qui mi sono fatto prendere gli atti, è stato fatto il piano operativo per la sicurezza che prevedeva l'inizio dei lavori all'11 marzo del 2021. Purtroppo è un periodo di ferie, quindi l'ingegnere Settepani, che si è occupato della vicenda, non c'è, non mi è stato possibile rintracciarlo, quindi non so dare risposte in ordine alla questione del perché si siano fermate. Sicuramente noi non agiamo in autonomia in questo, quindi se si è interrotto ci sarà stato un problema che non conosco in questo momento, vi chiedo scusa, ma non sono riuscito a reperire oltre questi scarni fogli che mi dicono che il parco, cioè che i lavori dovevano iniziare l'11 marzo e che poi si sono interrotti, le motivazioni per le quali si sono interrotti. Sicuramente potremmo dare anche in un secondo tempo una giustificazione, però rimane una questione di fondo che è bene ribadirlo. Io lo faccio tutte le volte che vengo convocato nelle varie commissioni a stabilire questioni che riguardano lavori del COIME, per sottolineare un fatto. Noi seguiamo una programmazione che ci dà il nostro assessore di riferimento e seguiamo quella. Sono alcuni lavori, ho qui una decina di cantieri, a parte poi quelli volanti e le altre di altri servizi che ci vengono messe sul capo e non riusciamo più a gestirle. E la realtà è che abbiamo soltanto 100 persone tra operai e tecnici, ausiliario intendo dire gli autisti dei camion, gli autisti dei mezzi pesanti, eccetera, eccetera, che possono far fronte a tutti i cantieri della città. In questa situazione purtroppo non siamo aiutati da nessuno, non c'è nessun'altra struttura che segua questo, per cui io, a me piacerebbe non solo fare il parco Tindari o il parco Robinson, ma fare tante altre cose. Noi la mattina qui facciamo il briefing con i tecnici e non sappiamo dove dividere le squadre, per cui è un appello che lancio, nel senso che noi non siamo una controparte che non vuole fare le cose, noi siamo la parte di tutti voi che vuole fare le cose, però metteteci nelle condizioni di farle. Io non posso ovviamente che ribadire che rispetto a tutte le altre strutture che dovrebbero darci una mano in questo, vedi cantiere municipale, vedi il reset anche per questione del verde, vede altre strutture dei accordi quadro del centro storico piuttosto che dell'edilizia privata piuttosto che delle scuole, tutte queste realtà sono ferme, non fanno assolutamente nulla per venirci incontro. Addirittura si è arrivati al paradosso che ci dicono di fare noi sopralluoghi che dovrebbero fare loro, quindi tecnici distratti a fare sopralluoghi. Io da questo momento ufficialmente spero che, già l'ho esternato al vice sindaco, non parteciperemo più ai sopralluoghi, perché è paradossale
che è una struttura che si trova in smart working, dica a noi di andare a fare il sopralluogo per questioni tecniche che riguarda il centro storico, l'edilizia privata, l'edilizia pubblica, le scuole, non è possibile. Quindi per questa pratica io non la conosco bene, ma non significa nulla. Nel giro di una mattinata, domani vi darò ragguagli precisi del perché si è interrotto il lavoro. Tuttavia, il fatto di riprendere nuove iniziative o nuovi lavori con questo stato di cose non siamo in grado di farlo, a meno che non si stabilisca una priorità per Parco Tinder e Parco Robinson, per cui noi automaticamente qualcuno ci dovrà dire qual è il cantiere che dobbiamo interrompere, perché noi lo facciamo, non è un problema nostro operativo, è una scelta. Fare una cosa o fare un'altra, a meno che invece questo Parco Robinson abbia una rilevanza di un certo peso per quella zona, per la visione dell'amministrazione, per tutto quello che si vuole fare, noi lo mettiamo nelle priorità alte della programmazione. Sì, il primo cantiere che finisce, iniziamo quello. Questa è la proposta che io mi sento di fare. Dottore Tariaga, io lo capisco quello che dice lei, però allora non si inizia nei cantieri, perché il segnale che diamo di aprire un cantiere e di fermarlo è peggio di non iniziarlo. No, cioè è meglio ritardare l'apertura di un cantiere che aprirlo e sospenderlo. Presidente, la premessa le sto dicendo che non è questa, nel senso che sicuramente, ora le darò poi il ragguaglio anche personalmente, ci sarà stato un motivo che io in questo momento non conosco, purtroppo la persona che l'ha seguita non c'è, non mi ha potuto dare, perché in genere noi siamo tutti presenti, però qualcuno ora ha cominciato a prendersi le ferie, perché il periodo è quello giusto, diciamo, non è che ha fatto una cosa arbitraria. Dico, appena ho la possibilità di contattarlo, fammi dare, perché ci sarà sicuramente una spiegazione, le ripeto, noi non iniziamo un cantiere o lo chiudiamo secondo la nostra decisione, il nostro arbitrio. Evidentemente ci sarà stato un motivo e siamo stati o dirottati altrove o l'abbiamo interrotto perché non si poteva più proseguire per un qualche motivo. In ogni caso, qualunque sia il motivo, voi sarete messi a conoscenza in trasparenza, ci sarà stato sicuramente, perché l'ingegnere Settepane non è un folle e quindi l'avrà fatto di una ragion veduta. Io mi farò carico di comunicarlo a voi, le motivazioni. Dopodiché, a netto di questo, ripeto, se il Parco Robinson e il Parco Tinder devono costituire una priorità e l'amministrazione la sposa e ci dice che noi la dobbiamo mettere fra le cose da eseguire, noi siamo assolutamente a disposizione, quindi non c'è nessuna preclusione da parte nostra. Grazie dottore Tariaga, mi pare che è stato abbastanza chiaro. Io chiedo, se il signor Spallino vuole intervenire, gli chiedo anche l'autorizzazione alla registrazione, che come sapete la nostra sedute sono video registrate. Prego. Hai il microfono spento, però? Ok, devo andare bene, mi sentite? Ok, sì, adesso la sentiamo, prego. Che minuto di ritardo. Appunto, si finiva di parlare del progetto Papa 188. Io desideravo appunto capire bene il motivo per cui non si è bloccato questo, anche questo, e poi chiedevo della sistemazione degli spazi esterni della palestra di attività. Allora, per quanto riguarda il Papa 188, stanno procedendo alle gare per l'acquisto delle piante in particolare, che è una gara un po' complessa perché va all'Eurega visto l'importo, e per quanto riguarda la parte esterna della palestra Borgonovo, diciamo, non è l'argomento di stamattina, e credo che nessuno possa dare al momento informazioni che manca il gruppo, magari questo lo faremo in un secondo tempo. Vuole aggiungere altro? Pasqualino, vuole aggiungere altro? Non la sentiamo? Sì, chiedevo, mi sentite? Sì, la sentiamo. Ok, chiedevo, non è previsto pure un parco giochi a seguito della scorsa campagna dei luoghi del cuore? E lo abbiamo appena detto, praticamente doveva essere con il progetto, il primo progetto che era stato, doveva essere finanziato dal FAI, che poi non è stato finanziato, e poi lì c'era iniziato questo intervento che ricordava il presidente Teresi,
che è il sul parco Robinson. In realtà poi diciamo, il lago Robinson è sempre all'interno del parco Tindari. E signor Spagnolo, però una cortesia, dovrebbe dare il consenso alla registrazione, per favore. Sì, avevo detto di sì, avevo detto di sì. Okay. Non l'avevamo sentito, perfetto. Sì. La sentiamo, okay. Lei voleva aggiungere altro? Va bene, rimango in ascolto, prego. Perfetto. Colleghi, prego, collega Mella. Ma io mi aspettavo, devo dire, intanto che vi fosse l'assessore Giombrone, che non vedo, almeno io non lo vedo dal mio schermo, anche perché mi pare di dire che le ragioni per le quali non si è più intervenuti sul parco Robinson siano debitabili a ragioni politiche, anche perché il COIM mi pare che sia, come dire, il braccio destro in termini di manovalanza, mi permetta questo termine, dottore Teriaca, cioè, non mi pare non mi pare un consigliere, se mi è permesso dirlo, giusto? Non ho capito. Non mi piace, io personalmente mi sento offeso da questo. Nel senso esecutivo, cioè che le ragioni per le quali quel lavoro termine manovalanza, scusi, non si usa il termine manovalanza. Vabbè, ritiro il termine manovalanza, cioè avete più che altro, come dire, una posizione esecutiva rispetto alle indicazioni. Io non mi sento manovalanza, se permette, questo glielo devo io dire. Non volevo offendere nessuno, dottore. No, ma lei mi ha preso, però io sto dicendo. Non era mia intenzione offendere. Mi dispiace se, diciamo, la vedo un po' in posizione di suscettibilità, ma io non volevo offendere nessuno. Ho detto semplicemente, mi pare Guarda, io glielo sto dicendo con rispetto. Lei ha usato un termine che secondo me, per quanto mi riguarda, è offensivo. Le sto chiedendo concretamente di rettificare questi termini, perché io non mi sento manovalanza. Ritiro il termine, nel senso che voi eseguite dei lavori, non avete un potere decisionale rispetto ai lavori da intraprendere o che vi vengono commissionati. Io credo di avere capito anche questo, nel senso che voi vi ponete in questa posizione e poi c'è, come dire, qualcuno tipo l'assessore Giambrone che vi dà delle indicazioni in un verso piuttosto che un altro, e mi pare di capire che le ragioni per le quali il lavoro al parco Robinson, rispetto al quale è stato fatto anche da questa commissione un sopralluogo, siano state interrotte per ragioni che sono da voi. Intendevo dire questo, non volevo offendere minimamente nessuno. E mi dispiace perché appunto i lavori sono iniziati a marzo, siamo a luglio, almeno io non comprendo come dire, le motivazioni per cui prima si annuncia in pompa magna, si annunciano in pompa magna degli interventi che vengono dati per scontati e per assodati, e poi vengono diciamo, interrotti senza che si abbia una qualche spiegazione. E questo non solo a livello consiliare, mi pare di capire anche a livello diciamo di circoscrizione. E questo sta a dimostrare anche che esiste una sorta di scollamento, come dire, tra chi appunto dovrebbe orientare, indirizzare l'azione dell'amministrazione e chi è deputato a farlo. E questo vale non solo per il parco Tindari, per il parco Robinson, potremmo dire per il parco Tindari, su cui questa commissione, anche su sollecitazione di Compa, ma potrei dire del consiglio di della quinta circoscrizione o anche dei cittadini comuni, hanno molto puntato, tant'è che noi ne parliamo da anni. Da anni, non è un caso che il presidente di questa commissione ha fatto un excursus partendo addirittura dal passaggio delle particelle catastali che hanno portato lo IACP ad attribuire la proprietà appunto di parte di questo parco al comune. Cioè siamo quasi a fine consiliatura, ancora parliamo di tutta una serie di interventi come appunto la piantumazione di altri alberi. Il dottore Spallino ha accennato al parco inclusivo, che si è perso anche lui. Potrei dire che
investimenti relativi al Papa 188 da 4 anni. Cioè, io comprendo bene la sua posizione, ma noi non pettiniamo le bambole. Significa disattendere, diciamo, i propri impegni e le aspettative dei cittadini. Tra l'altro faccio anche, e poi chiudo, la quinta circoscrizione è una delle più grandi circoscrizioni, che se non fosse per l'esistenza del parco uditore, che è gestito privatamente, non avrebbe altre aree pubbliche in favore dei cittadini. Abbiamo parlato per tanto tempo del parco Villa Turrisi e sappiamo qual è ancora l'iter in corso. Abbiamo parlato da anni del parco Tindare, del parco Robinson, che è un parco piccolissimo, ma se non si riesce neanche a intervenire su piccolissime porzioni di una circoscrizione immensa, ma di che cosa parliamo? Cioè, mi spiace che ci sia soltanto lei oggi, però la situazione, lo stato dell'arte è questo. Cioè, noi parliamo di una circoscrizione che, se non fosse per l'esistenza di un parco privato, sarebbe prima di aree verdi pubbliche, fruibili peraltro ai cittadini. Grazie. Grazie, collega. Se il Presidente mi dà la possibilità, vorrei chiarire un pochettino per come agiamo, in modo tale che abbiate una, diciamo, una chiave di lettura della tipologia degli interventi, anche perché vorrei che il consigliere Amella fosse edotta il più possibile, in modo tale da, ovviamente, da avere sul tavolo più elementi per poter anche fare le sue dichiarazioni, e anche quali sono le aspettative che può avere un consiglio comunale, un consigliere o un presidente di circoscrizione rispetto alla nostra attività. Noi ogni anno presentiamo una programmazione dei lavori, che ovviamente è una programmazione di massima, la presentiamo al Ministero. Il Ministero, il più del, diciamo, normalmente approva, perché noi tutti gli interventi sono fatti ovviamente in funzione della città, secondo un programma di massima che si va a concordare con l'amministrazione. Non sarà sfuggito a nessuno che la città da qualche anno a questa parte vive in una condizione di perenne emergenza. Noi non riusciamo più a rispettare la programmazione, ripeto, la programmazione e la produzione, perché anche la produttività è quella che ci consente di avere i soldi dal Ministero per poter pagare maestranze, materiali e mezzi. Ovviamente la realizzazione dei lavori. È chiaro che se io devo impegnare una squadra di 5 persone per andare a fare un intervento di idraulica, quell'intervento di idraulica mi costerà 1.000 euro, 2.000 euro a fronte di una produttività di 100 euro. È chiaro che tutto questo va a scapito di quello che è la nostra attività di rendicontazione. Non solo, ma mette a rischio l'amministrazione comunale, che per questo abbia soldi in meno, quindi debba poi integrare con propri fondi quelli che invece potrebbero essere assicurati dal Ministero. E questo è un aspetto. Secondo aspetto, io ogni anno relaziono al Ministero una situazione che è sempre più diventata problematica. Qual è la situazione? Che a causa dei pensionamenti anticipati, a causa quindi quota 100 eccetera, a causa dei pensionamenti, perché la maggior parte delle maestranze del COIME ha un'età già di ultra sessantenni. Chi le parla in questo, chi vi parla in questo momento, quest'anno raggiungo i 63 anni. Spero di non dimostrarli tutti, ma 63 anni ce l'ho pure io sulle spalle. Quindi anch'io sono in procinto di andare in pensione. Questo è un aspetto che ci condiziona molto. Le scelte che vengano fatte dalla politica, e per noi è l'assessore di riferimento, e non può che essere l'assessore di riferimento. Ovviamente immagino che avrà i suoi canali per trattare con gli altri organi politici, compreso consiglio, presidenti di circoscrizione, portatori di interesse, eccetera, eccetera. Sarà una situazione immediata. È chiaro che noi deve essere necessariamente il nostro assessore di riferimento a darci una programmazione. Noi vorremmo rispettare quella che mandiamo al Ministero. Purtroppo non riusciamo a rispettarla, perché dobbiamo inseguire le emergenze o le necessità che via via si vanno a manifestare, e per cui noi dobbiamo dare risposta.
E quindi questo è lo scenario generale, che poi siamo pochi e siamo soli ad intervenire, è la realtà che è più tragica che vi posso rappresentare, perché poi alla fine ci troviamo da soli, cioè non c'è un'altra possibilità. Io vi posso mandare l'elenco, guarda, ve lo faccio vedere. C'ho un elenco, io ogni mattina faccio briefing con i miei tecnici e c'ho la forza lavoro e i lavori che posso fare. Più di questo non posso fare. Quindi è chiaro che la priorità me la deve dare l'amministrazione, perché non può essere una scelta tecnica. Io vorrei fare tutte cose, però l'amministrazione mi deve dare un atto di indirizzo. Se fare, sto dicendo, per fare un esempio, o Parco Robinson, o Villa Turlisi, o Villa Costa, me lo deve dire l'amministrazione. È chiaro che voi, immagino, dobbiate rappresentare all'assessore di riferimento la vostra esigenza e lui la dovrà mettere nella priorità giusta al fine di realizzarla. Ripeto, la nostra disponibilità è massima, quindi non c'è una preclusione da parte della struttura. La struttura, se l'amministrazione dice di fare il Parco Robinson o il Parco Tindari, e non so se sono la stessa cosa, sono vicine, perché purtroppo seguendone centinaia non riesco più a raccapezzarmi su questo. Ma in ogni caso, se sostiene di fare questo tipo di attività, noi siamo disponibili, chiudiamo un cantiere e apriamo quello. Non ci sono problemi. Tutt'al più ci può essere il problema di qualche giorno per fare il piano operativo della sicurezza. Tra l'altro, la nostra struttura, essendo edile, non è come le altre strutture dell'amministrazione comunale. Noi siamo soggetti al controllo dell'ispettorato del lavoro tramite i carabinieri. Quindi noi abbiamo la necessità di avere sempre il piano della sicurezza, il numero delle maestranze, la tipologia del lavoro, il posto deve essere fatto in funzione del lavoro che bisogna andare a svolgere. E questa attività ci preclude anche il pronto intervento. Noi non possiamo più fare lavori di pronto intervento per questo motivo, perché il POS deve essere trasmesso ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza, al responsabile del servizio prevenzione e protezione, deve essere trasmesso al datore di lavoro per la sottoscrizione, deve essere trasmesso al medico competente. Cioè tutto questo che ha dei tempi previsti dal decreto legislativo 81 del 2008, ci preclude un'attività di pronto intervento. Questi pronti interventi o queste cose, dovrebbe esserci una struttura parallela a noi, che può essere il cantiere municipale, che non ha questi condizionamenti, non essendo dipendente edile, quindi non soggetti a questo tipo di controllo, a fare gli interventi rapidi, gli interventi di idraulico, gli interventi per esempio degli autoclavi nelle scuole, e le piccole riparazioni idriche, le piccole riparazioni di falegnameria. Cioè, se noi ci organizziamo così, possiamo massimizzare i nostri interventi, altrimenti siamo soli. Quindi, consigliere, io vorrei, cioè non è perché mi voglio sottrarre, tutto il contrario, io vorrei essere d'aiuto a darvi anche la possibilità di interloquire con gli altri organi dell'amministrazione, in primis gli assessori di riferimento, affinché strutture che oggi non ci affiancano possano essere rese maggiormente competitive e ci possano dare una mano nel fare le cose. Noi da sole non ce la facciamo, quindi è tutto lì. Quindi non c'è una preclusione su questo. Se ripeto, le darò anche spiegazione del perché il parco e i lavori sono stati chiusi. Ci sarà stata sicuramente una motivazione. Questo glielo assicuro, spero che lei mi creda sulla parola, e in ogni caso non è dovuta a una nostra iniziativa autonoma, quindi ci sarà stato un motivo. Sarà mia cura farglielo sapere la motivazione esatta per cui sono state chiuse questi lavori. Ma se, ripeto, siamo sempre disponibili a riprenderli nel momento in cui l'amministrazione ci dirà di fare questo piuttosto che un'altra cosa. Bene, mi pare che il dottor Teriaca è stato molto chiaro. Mi dispiace soltanto che l'assessore Giambrone ha appena comunicato che è impegnato in una riunione in presenza a Villa Niceni e non può essere qui con noi, perché è importante la figura giustamente politica, che è chi dà gli input poi agli uffici dell'amministrazione, in questo caso in particolare al COIN. Non lo so, colleghi, qualcuno vuole intervenire? Collega Giaconia, collega Ficano, collega Mella. Prego. Domanda. No, Sì. volevo sapere dal dottore Teriaca, visto che anche a seguito di un'audizione che c'è stata in Consiglio Comunale, nella quale si è parlato del passaggio di circa 100 dipendenti COIME comandato distaccati al Comune,
di rientrare al COIME dopo anni, se questo passaggio c'è stato e se c'è stato, se ha inciso favorevolmente nella conduzione dei lavori da parte del COIME, perché io questo passaggio lo davo anche per scontato, perché se ne parlava da anni e c'erano tutta una serie di sollecitazioni da parte del COIME, per cui volevo sapere se questo è avvenuto e se ha inciso favorevolmente sui lavori da voi condotti. Grazie. Allora, sì, questo ha inciso favorevolmente perché si è effettuata una sorta di somma algebrica, per cui a fronte di quelli che sono andati via per pensionamento anticipato o per pensionamento normale o per decesso, sono subentrate pochissime figure. Molti di questi sono stati dei tecnici che ci servono ovviamente per seguire le squadre. Ma di operai veri e propri ce ne sono pochi, ma le dico per darle l'idea, darle il polso della situazione. Per esempio, ci sono rientrate dal servizio impianti cimiteriali circa 6-7 persone con la qualifica. È chiaro che a noi servono operai, non gli ausiliari di servizio non ce ne facciamo niente, devono essere operai edili. Di questi che sono rientrati, grazie proprio a questo piano che ci siamo dati, eccetera, eccetera, sono venuti qua senza avere da parte dell'ufficio di provenienza, ci sono state portate come a babbo morto, come si dice, a sacco, e si è scoperto che non avevano fatto la formazione, non erano stati informati, non avevano fatto alcun corso per la sicurezza. Abbiamo dovuto riprendere tutto da capo, rifare le schede personali, fargli fare i corsi, cercare di rimetterli a posto. Dopodiché, lo sa dove andranno queste persone a lavorare? Di nuovo al cimitero, perché rispetto a prima che erano lì e facevano attività generale non meglio identificata, noi a seguito di questo abbiamo già concordato col capo di gabinetto, col sindaco, con coloro i quali stanno facendo interventi al cimitero del Rotoli, facendo un piano con un progetto di sistemazione della parte monumentale, della parte più bassa, quella che dà decoro, facendo tutto il cambio dei tombini che sono stati sottratti, quelli in ghisa, stiamo facendo tutti i camminamenti, faremo i progetti per cui questo personale andrà a lavorare compiutamente e sarà a carico nostro, sarà controllato da noi e tutto ciò che farà sarà rendicontato al Ministero. Quindi una situazione oggettivamente migliore c'è, però se il personale è quel poco che è rimasto che può fare attività edile, ci viene portato senza la formazione, senza l'informazione, senza aver fatto un minimo di corso, senza DPI, senza niente di niente, cioè viene qui e loro non possono fare niente se prima non si attivino i corsi. È chiaro che a monte c'è qualche cosa che non va. Cioè, questo personale perché veniva tenuto senza la formazione e informazione, senza quei requisiti che sono legge per lo Stato, sono legge per tutti? Perché io le devo osservare e gli altri non le devono osservare? Questa è la domanda a cui piacerebbe che qualcuno desse una risposta. È chiaro che questo piano di rientro, se non è seguito, se non è personale immediatamente spendibile sul lavoro, non ti porta nessun beneficio. Vi ripeto che, tra l'altro, tenete conto che noi siamo arrivati a poco meno di 500 persone, tutto il COIME, quindi di queste meno della metà è nella mia struttura che gestisco e se ne vanno al ritmo di circa 60 l'anno, quindi materialmente già noi abbiamo il piano entro il 31 dicembre del 2021 saremo 450 tutti e noi saremmo meno di 160, quindi questa è la realtà. Tenga presente che in ogni caso è sempre una struttura che ha una organizzazione aziendalista, c'è un vertice, ci sono i vari quadri intermedi, è strutturata bene, noi abbiamo i mezzi, riusciamo ad avere i materiali, riusciamo ad avere le attrezzature, il personale è formato, ha tutto quello che occorre, quindi è, diciamo, per come la vedo io, ma sono disponibile a dimostrarlo, è una specie di mosca bianca in tutto l'universo che non funziona. Capisco che sembra un autolicenziamento in questo momento, però dico, è la realtà, ma siamo sempre pochi, quindi
Il problema nostro è trovare un punto di svolta che ci consenta di avere delle squadre che ci possono dare una mano nel fare alcune attività collaterali. Per esempio, se noi dobbiamo fare parco Tinder, eccetera, ci saranno opere di verde, ci saranno opere che riguardano l'idraulica, ci saranno. Noi facciamo la parte d'ira e gli altri intervengono per le altre cose. È chiaro che se noi razionalizziamo l'intervento e uniamo le forze, il parco è più facile che si realizzi in tempi brevi, altrimenti i tempi saranno lunghi. Quindi è questa la situazione, cioè dobbiamo riorganizzare. Abbiamo il tempo per farlo in questo scorcio, diciamo, di consiliatura? Non lo so, dico, questa è una risposta che deve dare la politica, non certamente io. Io ripeto, noi siamo a disposizione, noi vogliamo fare il più possibile, quindi per noi non c'è alcun problema. Non vi sento più, c'è qualcosa che... Forse c'è qualche problema di connessione con il presidente. No, non ho capito. Vabbè, io sono qui in attesa. Il moderatore forse ha problemi di... Scusate, nemmeno per aspettare così tanto. Presidente Caracausi, ci senti? Presidente Teresi, scusi, vuole intervenire nuovamente? No, no, io non so che dire, nel senso che questa obiettivamente avrebbe avuto un senso avere anche l'assessore presente, obiettivamente. È chiaro che il dottore Teriaca ci può dire come stanno le cose e abbiamo un'idea. Purtroppo lo sapevamo anche un po' prima che il COIME purtroppo non ce la fa più. Obiettivamente io quando vedo cantieri in giro, devo essere sincero, quelle maestranze fino a qualche anno fa vedevo operai che erano in grado diceva mia nonna, di salire ai muri lisci. Oggi purtroppo quando li vedi, giustamente con l'età avanzata, obiettivamente vivono una grande sofferenza e comunque nonostante tutto devo dare atto che ci sono degli operai volenterosi che hanno lavorato in questi anni per il bene di questa città e a loro va tutto il nostro sostegno. Quindi è chiaro che io l'altra volta ho dovuto fare un comunicato stampa. Era riferito alle postazioni decentrate, ma lo possiamo allargare a tutta la pubblica amministrazione. Se da un lato facciamo la quota 100 e dall'altro non sblocchiamo i concorsi pubblici per rinforzare le fila, abbiamo chiuso, cioè nel senso che nei prossimi anni o ci sbracciamo noi a fare le opere o qualcuno o non si faranno più opere in città. È chiaro che abbiamo questa grande difficoltà agli enti locali, non ci si può lavorare, non possiamo lavorare più. Se vedete gli uffici, e voi li vedete meglio e più di me, gli uffici comunali ormai un disastro. E quindi questa deve essere una battaglia che ci deve vedere comune, trasversale, perché altrimenti se non risolviamo questo problema abbiamo poco da chiacchierare, abbiamo poco da lavorare, non ci riusciremo a fare i progetti per questa città, non riusciremo a fare le opere, non riusciremo a fare la manutenzione da nessuna parte, non riusciremo a dare servizi ai nostri cittadini. Io continuo ad avere postazioni chiuse, non ci si può sposare, carte d'identità. È chiaro che possiamo urlare come i mulini al vento, ma se non sblocchiamo finalmente i concorsi e non apriamo una grande campagna di immissione in ruolo della pubblica amministrazione, amici miei, colleghi, dai prossimi anni ne vedremo delle belle e ci potrà essere pure Mandraghi a governare, ma difficilmente si potrà risolvere il problema se non risolviamo questa che è la fonte di tutto. Io ne Scusi, approfitto Presidente. invece. In tutte le, tra tutte le altre cose che abbiamo detto, io vorrei approfittare per ringraziare il dottore Teriaca per l'opera che si è fatta ai giardini. Mi sentite? Sì, fermate un secondo. C'era il dottor Tagliaca che vi stava dicendo qualcosa. Allora, no, per diciamo in ausilio al completamento della discussione di oggi, volevo solo informarvi che ho trovato un documento che ci dà la possibilità di risalire al perché si siano interrotti i lavori. Allora, sembrerebbe che la disposizione del tecnico che seguiva i lavori, che sarebbe l'architetto Ornella Amara,
le motivazioni le saprà lei, che sono state sospese in data 12 aprile 2021, e comunica che la ripresa degli stessi avverrà a seguito di comunicazione del citato tecnico. Quindi ovviamente una risposta del perché siano state interrotte la dovremmo chiedere e girare all'architetto Ornella Mara. Immagino che sia l'architetto che è presso il settore Ville Giardini e quindi ci può dare una. Dottoressa Teriaca, la interrompo. Purtroppo la dottoressa Teriaca è stata assunta di ruolo alla regione. Ah, Sì, non allora c'è più al comune, non c'è più. niente a me, non neanche lo sapevo. Comunque, sembra che sia a seguito di questo, quindi non so l'ufficio che la seguiva, immagino che il progetto sarà passato a un altro tecnico. Immagino, penso. Comunque c'è una comunicazione ufficiale, ecco, l'ho reperita e ve lo sto dando. Cioè, è proprio l'architetto Amara ha detto di interrompere in data 12 aprile. Va bene? Va bene, Vabbè, ne prendiamo atto. scopriremo da chi è stata sostituita. Ma credo che da nessuno, come sempre. Vabbè. Vabbè. Comunque io stavo finendo perché tra le mille difficoltà io stavo invece ringraziando il dottore Teriaca e lo ringrazio per l'intervento che si è fatto ai giardini della Zisa sul recupero delle fontane. Finalmente abbiamo l'acqua ai giardini della Zisa, quindi volevo ringraziare il dottore Teriaca per questo, ne approfitto. Ogni tanto qualche soddisfazione ce la Anche prendiamo. questo l'ho dovuto seguire io, c'è un dirigente che va il sabato alla domenica per accertarsi che le vasche siano riempite, perché a questo livello siamo. Teriaca la conosciamo, io la conosco bene e so quanto fa, ha sempre fatto il suo dovere, anzi più del suo dovere. E approfitto, visto che stiamo approfittando e stiamo un po' spaziando anche su altro, volevo chiederle a tal proposito, se lei ha fatto un accenno a Villa Costa. Sull'argomento abbiamo notizie a che punto siamo diciamo, l'iter dei lavori, che sapevo che. Mandato l'altro. Scusa, hai fatto la domanda a me, Presidente? Sì. Ah, Villa Costa, noi stiamo procedendo i lavori. Abbiamo fatto, tra l'altro, anche lì abbiamo chiesto aiuto perché in un primo tempo, a parte la questione edile, bisognava fare la dismissione del tavolato, del sottofondo, eccetera. Aveva assunto l'impegno la Reset, e poi ci è stato comunicato che la Reset aveva chiesto, non so, somme esorbitanti, e ovviamente la palla è ripassata di nuovo nel campo nostro. Noi abbiamo preso accordi con il direttore della RAP, io personalmente con le Causi, per farci mandare dei cassoni per fare la differenziata e provvederemo noi a fare la dismissione non appena ci arrivano i cassoni. Però come vedete la questione è sempre là, cioè gli altri poi si sottraggono dagli impegni assunti e noi dobbiamo farci carico anche di queste cose. Ho acquisito ulteriore perché nel frattempo mi sono arrivate le carte sempre per la questione del parco Tinder, eccetera, che noi abbiamo, per darvi lo stato dell'arte, avevamo fatto tutta l'attività edile di scasso, eccetera, di dove dovevano essere io, posizionati i giochini, è fatto tutto. Orbene, questi sono stati interrotti perché a quanto pare ci è stato comunicato dall'architetto Amara che ancora doveva partire la gara per i giochi. Quindi non avremmo cosa installare se questa gara non viene fatta e non vengono forniti i giochi. Quindi il motivo l'abbiamo trovato, ora bisogna trovare il modo per ritornare di nuovo a casa, perché altrimenti non si riaprirà. È chiaro che non possiamo lasciare scavi aperti e cose senza poi posizionare i manufatti che dovevano andarci. Questo è l'aspetto generale. Per quanto riguarda Villa Costa, ripeto, il cantiere è aperto e sta andando avanti con questi purtroppo rallentamenti, perché quello che dovevano fare altri lo dobbiamo fare pure noi. Bene, grazie dottore Teriaca. Prego, collega Mella, stava aggiungendo qualcos'altro? No, no, probabilmente dovremmo verificare se la graduatoria relativa ai finanziamenti per i parchi inclusivi che sono di natura regionale sia definitivo o meno, perché non so se vi ricordate, colleghi della terza commissione, attendevamo appunto che la graduatoria, diciamo, da provvisoria passasse a definitiva. Avere un parco inclusivo al parco Tindari sarà impossibile, quindi il prossimo passaggio sarà la verifica di questa graduatoria.
Sì, ma credo che qualcosa dei giochi sia anche incluso nel Papa del 88. Anche lo so, Paola, anche lì aspettiamo da 4 anni, noi quasi. Vabbè, io se devo aggiungere qualcos'altro, o altrimenti io libererei i nostri ospiti, compreso lei, naturalmente andrei avanti con i lavori, sperando di poterci riaggiornare con fatti concreti, possibilmente con le risposte che abbiamo chiesto oggi, ma non avevamo gli interlocutori che ci potessero rispondere. E quindi io, se non abbiamo altro da aggiungere, ringrazierei il dottore Periaca, ringrazierei l'amico Fabio Teresi, ringrazierei il signor Spallino, che immagino sia in rappresentanza della situazione Compa, e quindi continuerei i lavori della commissione. Buona giornata a tutti e buon lavoro. Buon lavoro ragazzi, buon lavoro, buon lavoro. Allora, stacco la registrazione, presidente. Come? Mi ha chiesto di staccare la registrazione. No, no, no. Colleghi, se non abbiamo altro da discutere, io chiederei alla signora Rignoffo se abbiamo innanzitutto comunicazioni. Indignazione. Come? Dico, posso esprimere tutta la mia indignazione e desolazione per il fatto che, ribadisco, questa commissione fa un grandissimo lavoro, secondo me, anche di pungolo all'amministrazione comunale, ma poi... Collega Amella, io non so che dirlo, purtroppo... No, ma io credo che abbia, credo, ne sono certo, ma è una convinzione secondo me condivisa sicuramente tra i componenti di questa commissione, che la verità è quella, diciamo, rappresentata dal presidente Fabio Teresi. Cioè, noi sicuramente in questi anni abbiamo fatto un buon lavoro e stiamo continuando a farlo, però, diciamo, fungere da pungolo secondo me oramai serve a poco, perché tutti i settori della pubblica amministrazione, di questa pubblica amministrazione che, con cui noi, diciamo, ci relazioniamo rispetto ai vari temi, da loro, diciamo, abbiamo sempre la stessa risposta, più che altro la stessa lamentela, no? Il problema del depauperamento delle risorse umane, che si acuisce sempre di più, cioè non è che migliora. Lo stesso dottore Teriaca ha detto che quest'anno il COIME perderà altre 50-60 unità, e così accadrà, diciamo, nei vari settori. La situazione è drammatica e sarà, lo sarà sempre di più, fino a quando, diciamo, il nostro comune non sarà messo nelle condizioni di poter assumere nuovo personale. La quota 100, che comunque è una riforma pensionistica che io, diciamo, in qualche modo, in parte ho apprezzato, perché inizialmente sembrava che doveva essere, diciamo, finalizzata a ringiovanire la pubblica amministrazione, e invece poi alla fine non ha fatto altro che svuotare gli uffici della pubblica amministrazione, mettendo in crisi le stesse pubbliche amministrazioni, perché poi si ritrovano a non poter erogare i servizi. Addirittura stiamo arrivando ad avere difficoltà anche nell'erogazione dei servizi essenziali. Bisogna lavorare su questo. Io non so che cosa potrà fare la commissione, credo poco, forse niente, rispetto a questo tema, però, diciamo, lo scenario politico, non solo locale, anzi quello locale, diciamo, a questo punto, utilizzando il termine della collega Amella, e quella del pungolo, può fungere, diciamo, da pungolo nei confronti di chi ha livelli più alti rispetto al nostro e che ha la possibilità decisionale di intervenire con norme ad hoc, proprio per evitare che il dissesto funzionale diventa sempre più, diciamo, forte. È diventato difficile, Presidente, perché l'entusiasmo che noi abbiamo messo e continuiamo a mettere quando affrontiamo le questioni trovano già un freno a priori, no?
già quando noi pensiamo di affrontare un tema con i vari assessori e i vari uffici, diciamo, già siamo frenati, il nostro entusiasmo, la nostra voglia viene frenata da questo muro che difficilmente possiamo si può superare, almeno noi. Però nel fatto specifico del COIME e della questione che abbiamo affrontato oggi, ovvero il parco Tindari e il parco Robinson, il dottore Teriaca, ma lo sapevamo già, ha detto che ogni anno il COIME presenta al Ministero una programmazione che poi comunque dovrà rendicontare per avere quelle risorse previste dall'ex decreto legge 24. La programmazione ovviamente è concordata con la parte politica dell'amministrazione. Ora, io non la conosco, non so voi, ma io sicuramente non la conosco. Quindi diventa necessario, se vogliamo, intendiamo ancora continuare ad affrontare la questione del parco Tindari, del parco Robinson e non solo, e non dire cosa prevede la programmazione, se non dovesse prevedere gli interventi sul parco Tindari, confrontarci con l'amministrazione, con la parte politica dell'amministrazione, per capire se si può integrare la programmazione con questi interventi, sapendo però che un'integrazione di un intervento equivale, diciamo, all'eliminazione di un altro, per come ha detto il dottore Teriaca. Però diciamo che io credo che sia un nostro diritto poter, soprattutto la nostra commissione che ce l'ha come competenza, poter dire la nostra rispetto alla programmazione. Quindi con questo che voglio dire, con questo voglio manifestare il mio intento a riproporre questa audizione, Presidente, con la presenza della parte politica dell'amministrazione. Non può finire così. E non solo, Presidente, le dirò di più. L'ho detto in consiglio comunale e lo ribadisco oggi. Io, per quanto riguarda la scuola, l'edilizia scolastica, io prevedo un nuovo anno scolastico nero, al netto di quello che accadrà con la pandemia. Al netto. Certo, se si confermano le misure di contenimento Covid imposte alle scuole, giustamente anche per il prossimo anno scolastico, ricordo che le scuole necessiteranno nuovamente di più spazi, quindi di più locali. Quando invece, considerato che l'edilizia scolastica, diciamo, al momento è zero a Palermo, e che l'unica possibilità, almeno fino adesso, sono stati gli interventi del COIME, per come ci ha manifestato, diciamo, il dottore Teriaca, il COIME è sempre più in difficoltà, io prevedo un anno nero. Quindi nella programmazione che noi eventualmente, se lo decideremo, vorremmo affrontare con l'amministrazione comunale, secondo me dobbiamo cogliere l'occasione per capire che spazio verrà destinato all'edilizia scolastica. Ma lo dico con cognizione di causa, nel senso che io ricevo continuamente segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici che saranno costretti a chiudere le scuole o parte dei locali delle scuole, anche per interventi, Presidente, che non sono, diciamo, importantissimi. No, ci sono scuole ovviamente che comunque hanno chiuso i locali o potrebbero chiudere i locali per infiltrazioni, quindi, ma ci sono scuole che per esempio saranno costretti a chiudere perché lo scarico del bagno della sezione materna dei bambini non funziona e necessiterebbe di un intervento da parte, diciamo, dei tecnici, che fino a qualche mese fa si affrontava grazie agli accordi quadro. Questi non ci sono più e non lo so quando saranno ripristinati, perché dipende dall'approvazione del bilancio e poi dai piani triennali, che dipende anche dall'importo
degli accordi quadro, quindi l'unica speranza per sopperire questa mancanza è il COIME. Quindi poterci confrontare sulla programmazione che l'amministrazione comunale concorda con il COIME, secondo me è opportuno. Perfetto, collega Zanella. Collega Nella, dopo aggiungere qualcos'altro. Io non voglio entrare nel merito di quanto è emerso negli ultimi giorni, perché seppur vero che gli organici sono quello che sono, però anche quando abbiamo del personale e poi se dovesse essere confermato, succede quel che è successo e che è stato denunciato, diciamo, in questi giorni, ecco, qui mi fermo. E poi naturalmente concordo con il collega e mi pongo una domanda alla quale non so rispondere. Se il COIME procede perché diciamo ha una natura di, diciamo, di natura ministeriale, con una programmazione, se poi il lavoro al quale è chiamato viene distolto e distratto dalle continue emergenze alle quali è costretto ad intervenire, io mi chiedo come è possibile, per esempio, presentare una programmazione e poi fare altri interventi anche laddove, diciamo, non sono presenti le partecipate di cui sappiamo, per cui mi rifaccio la domanda alla quale probabilmente non riesco neanche a rispondere. Detto questo, è stata una seduta interessante quella di oggi, però in assenza della componente politica, per certi versi, non dico che lascia il tempo che trova, perché sono emerse alcune ragioni per le quali due parchi su cui ci battiamo ormai da tempo immemore non trovano soluzione. Ad ogni modo, appunto, secondo me il prossimo passaggio è quello di sentire l'assessore Giambrone. Lo faremo senz'altro. Collega Mella, riflettendoci, è una delle questioni che mi ha fatto riflettere, ma credo un po' tutti, è stata l'audizione con il settore verde rispetto alla programmazione delle potature, no? E quello che sta accadendo nei vari settori della pubblica amministrazione del comune di Palermo sta, diciamo, inducendo forse obbligatoriamente a delle scelte che sono addirittura diverse, profondamente diverse rispetto alle scelte che inizialmente questa amministrazione, la parte politica dell'amministrazione aveva, diciamo, fatto, ma anche noi, cioè la maggior parte dei componenti, se non tutti, di questa commissione hanno più volte manifestato che sicuramente per quanto riguarda i servizi primari ed essenziali, e io ritengo che comunque il servizio delle potature sono servizi primari ed essenziali, no, devono rimanere, diciamo, sotto la gestione pubblica, chiaro. Quindi la carenza di personale sta costringendo i comuni, dico, al di là della posizione politica rispetto alla gestione dei servizi, a fare delle scelte che portano verso l'esternalizzazione dei servizi. Cioè io ho compreso benissimo che la necessità di dare di esternalizzare anche per un periodo limitato una parte della potatura, ma comunque è una scelta diversa rispetto a quella di mantenere pubblici servizi. Questo dimostrano due cose: uno, che comunque la condizione che in cui versano le pubbliche drammatica. Mi senti? Io ogni tanto la voce. Sì, ti sento Massimo, ti sentiamo Massimo.
uno che comunque diciamo induce a scelte di questo tipo, l'altro è il paradosso. Cioè noi utilizziamo risorse invece per assumere personale per esternalizzare i servizi. Quindi questa è una cosa che assolutamente non si può accettare. Se ci sono le risorse, e infatti le utilizzeremo per esternalizzare alcuni servizi, non si capisce perché no, non si possono utilizzare queste risorse a disposizione per assumere il personale. Anche alla luce del fatto che non solo le aziende partecipate hanno dei piani di fabbisogno del personale, ma anche il Comune di Palermo ha un piano di fabbisogno del personale che prevede l'assunzione di personale con relativa capacità assunzionale. Quindi di questo passo rischiamo di prendere la rotta dell'esternalizzazione dei servizi, e che io non vedo, diciamo, di buon grado. Non mi piace questo clima, questa tendenza, non mi piace assolutamente, mi preoccupa tantissimo. Prendetelo eventualmente come sfogo. Allora, va bene, colleghi, io a questo punto direi, se siamo d'accordo, io chiuderei la seduta e rimanderei a domani eventualmente all'approvazione del verbale. Vi ricordo che in questi giorni siamo in maniera precaria, perché abbiamo presente soltanto la signora Gnoppo per mancanza di personale, tra ferie, i permessi 104 e assenza di personale materialmente in commissione. Quindi se non abbiamo altro da aggiungere, io sono le ore 10:09, chiuderei la seduta e buona giornata a tutti. Buona giornata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Paolo, non lasciare un attimino, guarda, un minuto dopo che stacca la registrazione. Un attimo, stacchiamo la registrazione, signor Gnocchi.